Due scritte, la prima lo scorso 25 febbraio, Alfredo Libero Vergata con vernice nera e la firma della accerchiata sui muri della sede del Bivacco, l'associazione di Casa Pound in Riviera Paleocapa. Una scritta per chiedere la fine del regime 41 bis per l'anarchico Cospito. La seconda, in verde, ad inizio maggio sui muri della sede universitaria del Portello con un insulto rivolto ad Aldo Moro nei giorni in cui ricorreva l'anniversario della morte per mano delle Brigate Rosse. Moro, sponsor della Renault, ricordando l'immagine passata alla storia del ritrovamento del cadavere del presidente della DC nel portabagagli di una Renault 4. Il responsabile della prima scritta, quella sui muri della sede di Casa Pound, sarebbe un 25enne padovano vicino agli ambienti anarchici. Il giovane, insieme ad un altro ragazzo, sarebbe stato ripreso dalle telecamere cittadine di videosorveglianza e riconosciuto dagli indumenti che indossava durante l'imbrattamento della sede di Casa Pound. Collegato a questo episodio ci sarebbe anche la scritta su Aldo Moro. La Digos, su disposizione della procura, ha eseguito la perquisizione a casa del ragazzo ritrovando i vestiti usati per l'imbrattamento alla sede di Casa Pound, materiale di propaganda anarchica, e sequestrati anche PC e telefonino. Il 25enne ora è accusato di istigazione a delinquere e imbrattamento.